Liberi.tv, Riccardo Cristiano, finalmente è stato questo primo seminario sulla disabilità e l'affettività delle persone disabili in compagnia di Antonio Saffioti, vicepresidente della FISH Calabria. Diciamolo, finalmente è accaduto ed è stata una sala pienissima, piena di interventi anche di non solo di persone diciamo preparate sul campo, ma soprattutto di persone comuni che hanno voluto dire la loro e hanno raccontato la propria esperienza, come te d'altronde. Come direbbe Bolugno, è vero, credetemi, è accaduto. Quindi siamo molto felici di aver terminato questo primo seminario, che è stato ricco di spunti di riflessione con i due professori, ma non da meno sono state pure le testimonianze che hanno dato uno spaccato di vita privata di alcune persone, che hanno aiutato tutti a capire che questo è un tema molto sentito. Tra l'altro c'è stato il collegamento Skype con Max Olivieri. Max, tu hai voluto anche sottolinearlo, è sposato, quindi in una situazione appunto di famiglia tradizionale, e molte volte è emerso che cosa? Che il disabile è escluso dal sentimento, insomma, dalla possibilità di procreare, dalla possibilità di essere famiglia. Invece la disabilità non è un vincolo che è insuperabile, ma è qualcosa che invece fa parte della società e, come è stato dimostrato oggi, può arricchire soprattutto culturalmente noi e la società di spunti di riflessione. Il bello dei limiti è che si possono abbattere, secondo me. Quindi noi abbiamo voluto contribuire ad abbattere qualche limite che ancora c'è nella società odierna, perché la disabilità è data dai limiti che sono nella società. Se la società elimina i limiti che ha, la disabilità scompare per ovvie ragioni. Quindi. Tra l'altro il fatto che tu per esempio sia su una sedia a rotelle diciamo più tecnologica di altre significa che comunque la tecnologia va avanti e anche le possibilità vanno avanti, quindi le limitazioni sono solo mentali nostre nell'accettare qualcosa che poi non è diversità ma è varietà, come diceva qualcuno, che arricchisce. Poi tu ci hai anche voluto far ascoltare una canzone di Bruno Risas, Colpo di Pistola, che probabilmente è stata diciamo una delusione amorosa, diciamo, portarti ad ascoltarlo, comunque una delusione che però da delusione è diventata forza. Sì, certo, quella canzone ha un'enorme forza che poi descrive cosa rappresenta l'amore per una persona con disabilità. Delle volte l'amore può diventare anche una tragedia per una persona con disabilità, può diventare anche un colpo di pistola, un pugno sulla schiena, uno schiaffo per cielo. Beh, quello è vero. Tu però in questo diciamo contesto culturale, perché questo secondo me è un contesto culturale, essere qui oggi al Grand Hotel La Mezzi, aver creato, anzi aver seminato, ecco, aver messo una piccola piantina, perché è un seminario, proprio la parola giusta a dirlo, ci dà la possibilità di incontrarci nuovamente. Adesso non sappiamo quando, perché tu hai lasciato diciamo in forze, però ha dato una breccia su una tematica sicuramente molto importante. E a questo punto sai cosa ti vorrei chiedere per concludere? Tu hai raccontato della tua vita, hai raccontato della tua affettività, di come hai vissuto tu la tua affettività fino ad arrivare adesso a un punto di svolta della tua vita. Cosa diresti a una famiglia che ha magari un figlio disabile e che magari vuole diciamo trovare un'amicizia, magari anche un amico nella FISH Calabria, per esempio? Allora io sono a disposizione di tutte le famiglie che vorranno contattarmi su Facebook e su tutti gli altri social in cui sono presenti. Io che le famiglie dico che devono parlare con i loro figli di questi temi, se ne deve parlare innanzitutto, che poi chiedere ai loro figli se vogliono avere un'esperienza sessuale o meno, però chiederglielo solo se loro dimostrano di avere questa pulsione, se no è meglio non parlare, se loro non
non dicono niente, è meglio lasciare stare. Però dal momento che loro danno questo bisogno alle loro famiglie, le famiglie devono aiutarle a secondare questi figli, dargli l'opportunità di provare anche il sesso, perché la parte più bella dell'umanità è perché privarne le persone con disabilità. Persone con disabilità già soffrono perché non dargli un po' di piacere quando lo chiedono. Mi sembra giusto. E poi diciamo anche una cosa, che questo seminario è stato totalmente diciamo spesato da te e dai contributi che sei riuscito a raccogliere, ad esempio con la vendita delle magliette, i libri, il tuo libro, quello Chi ci capisce bravo, e diciamo anche che c'è la possibilità di sostenere le iniziative della Fish Calabria Onlus. Quindi cercate su internet la pagina, sia Facebook ma anche il sito internet di Fish Calabria Onlus, andate sulla pagina Facebook di Antonio Saffioti e date un contributo perché insomma questi seminari che oggi hanno veramente riempito la sala del Grand Hotel Lamezia si possono moltiplicare non solo qui a Lamezia Terme in provincia di Catanzaro ma in tutta la Calabria e in tutta Italia, perché bisogna parlarne prima di tutto, parlarne e cercare di trovare insieme un dialogo e magari una soluzione. Vi ricordo che anche la Fish ha un IBAN, quindi potete fare una vostra donazione per sostenerci, perché siamo a secco proprio. Quindi sono a secco, dai, un euro, 10 euro, un contributo, cosa vi costa? Allora io vi ringrazio, Riccardo Cristiano, Liberi TV, e Antonio Saffioti dal primo seminario sull'affettività delle persone disabili. Grazie Antonio. Grazie a te Riccardo per l'aiuto che mi hai dato nella promozione e nello streaming di questo importante seminario. Grazie a te. Grazie a te invece che ci hai dato la possibilità di poter parlare di qualcosa di veramente importante. Liberi TV, Riccardo Cristiano.